City Report. Sorgono diverse problematiche, soprattutto in questi giorni. Stiamo sigillando i tombini perché a 400 metri da qui verrà il Papa a far messa, a trovare le persone delle case popolari di via Salomone. Qui ci troviamo in una bretella della Ferrari, siamo in via Lampedusa e questi palazzi non si sa benissimo cosa succede, ma nessuno interviene. E tutto questo è anche frutto di una legislazione stupida che in un fallimento non mette un qualcuno a controllare le proprietà. E queste proprietà, tra cui quest'altra a fianco che poi vi faremo vedere, che adesso è sorvegliata, diventerà un immenso ghetto. Lo Stato non è al corrente di niente e anche il commissariato che ho contattato, gentilissimo, pensava ci fosse un guardiano anche in questa proprietà, essendoci che la stessa proprietà è divisa in due, tutto abbandonato a se stesso. Tra l'altro qui si sono trasferiti anche tutti quelli che stavano in via Antegnati nel palazzo di fronte, che adesso è in corso di costruzione. Io penso che, essendo tutte e due le proprietà della stessa persona, si potrebbe fare un qualcosa in più, una messa in sicurezza, un allarme, una vigilanza, anche perché creano diversi problemi, c'è uomini, c'è donne, sono tutti giovani e chiaramente, essendo clandestini, irregolari, eccetera, vivono di espedienti. Questo è uno Stato dove c'è un governo sconsiderato che pensa solo ai suoi interessi e con 4 milioni di disoccupati non capisce che inserire nuove persone giovani senza nessun reddito, senza avere alle spalle nulla, vuol dire o creare nuovi posti di lavoro o creare vaste sacche di criminalità e di delinquenza. Questi che stiamo facendo vedere in tutte queste settimane sono un chiaro manifesto di quello che è il male dell'immigrazione, e a questo male si contrappone l'interesse di molte situazioni. Io porterei tutte queste persone che si riempiono la bocca di buonismo in tutte queste belle situazioni a vedere come vivono quelle persone che dicono di amare e di stimare. Vivono in una condizione che è da terzo mondo. Palazzi innanzitutto sono un oggetto di speculazione economica anni 80-90, dove vennero costruiti nonostante vi fosse il divieto o comunque il non assenso degli urbanisti dell'epoca a queste costruzioni, perché non previste dal piano regolatore. Ad oggi la situazione è questa, cioè uno stato di abbandono completo. Si ricorda che la sicurezza pubblica è un bene di tutti, che deve essere tutelato dallo Stato o dagli organi che ne fanno le veci, ad esempio il Comune. Come mai ancora è così questa situazione? Sono tutte, purtroppo, frange clandestine che vengono a trovare rifugio in situazioni di non controllo. Quindi qua c'è proprio un problema grosso di illegalità e di mancato rispetto delle leggi comunali e anche europee addirittura. Si pensi adesso, c'è stato adesso l'attentato. La comunità europea ha dettato delle raccomandazioni per la sicurezza, tra le quali c'è appunto il mantenere delle aree sempre vigilate da personale autorizzato e non lasciate in stato di abbandono. Come si vince qua del resto, no? Sono proprio pienamente rispettate. Ecco, tutti quanti ce lo stiamo chiedendo, tutti i cittadini che abitano nella zona, le persone che ogni giorno si trovano a percorrere questa strada con tanta paura, non possono più portare fuori neanche i cani, i bambini non possono venire a giocare nei parchi attigui. Tutta questa è una procedura fallimentare che dura da anni, non è stata assegnata a nessuno, non hanno messo una vigilanza, salvo in un pezzo dove interessava loro perché è costruibile. Ci chiediamo dalle autorità cosa si può fare per mettere in sicurezza, bonificare e rendere l'aria nuovamente degna di una città moderna, europea,
come Milano. Secondo la nostra mappatura, quella che abbiamo verificato nelle ultime settimane, la zona 4 per fallimenti riguardanti gli ingressi, la fondiaria eccetera, grandi proprietà, ha il record di veramente quartieri interi, metrature di chilometri di case abbandonate sottoposte ad ogni tipo di speculazione da parte del crimine. Amici del canale, ci siamo spostati, siamo sempre in via Ripamonti, municipio 5, Vigentino. Qui siamo all'Hotel Quark, come potete vedere ci sono dei bei carrelli anche qui, che anche quelli ci dimostrano tante cose, ma la cosa che volevamo farvi vedere è quello che accade in questi palazzoni dove eravamo entrati diversi anni fa, via Lampedusa, quelli dell'EPAM, del Fondo dei Medici. Come sapete c'è stato un maxi sgombero dopo che eravamo stati noi, e adesso da circa 4 anni e mezzo ci sono queste palizzate di metallo costate, per quello che hanno dichiarato la stampa, 1 milione di euro, molto più di 1 milione di euro. Questi palazzoni sono ancora totalmente lasciati come erano ai tempi, inutilizzati, a degradare, a farsi a pezzi. E anche qui, in un piano di riqualificazione dei quartieri che si sta mettendo in atto, dove dall'altra parte avete visto c'è il verde tutto lasciato così, ancora la presenza non è delle migliori, qui abbiamo addirittura 1, 2, 3 torri grandissime, come potete vedere, di molti piani, abbandonate in questa maniera. Ma seguiteci, ve la facciamo vedere tutta per chi magari dall'ultima volta vuole un aggiornamento. Facciamo vedere anche questo. Siamo fuori dal Palazzo dei Medici di via Lampedusa nel municipio 5, e anche qui il solito problema del verde che fa parte del comune, male tenuto. Vi abbiamo già raccontato che questi palazzi sono vuoti da anni, sono stati sgomberati, potete vedere sempre il nostro servizio di qualche anno fa, dopodiché sono rimasti sempre vuoti. Quindi una proprietà vuota, lasciata lì a distruggersi col rischio che venga nuovamente occupata. Nel frattempo qua fuori, guardate qui, ma il comune di Milano, l'AMSA, la riqualificazione del quartiere, qui non ci ha mai buttato un occhio, immagino, perché alcune cose sono nuove ma altre sono qui da parecchio tempo, e man mano che andiamo avanti ne vedrete sempre di più, eh. Non so se vi ricordate la serie TV Mentalist, dove c'era Johnny il rosso, e qua troviamo Johnny il nero. Yeah, qualcosa di artistico. Chissà se vanno pagato quelli del comune anche per fare sto graffito qua. La scelta delle birre qui, vediamo, una Moretti, una Corona, altra roba. Insomma, al di là che hanno cattivi gusti qui, eh. Però questa roba qui c'era già da anni fa, quando sono arrivato io. Beh, questo è l'angolo che chiude via Lampedusa ai palazzi dell'EPAM. Potete vedere ancora sui piani le tende buttate fuori, i vetri rotti, eccetera, eccetera. Questo per dire cosa? Per dire che non bastano gli sgomberi se poi non c'è una progettualità nei territori. Perché, mi direte voi, hai sempre da dire su questa cosa qui? Guardate la ripresa frontale. Adesso vi portiamo a vedere, Paolo, seguimi in frontale così. Un posteggio,
Vedete, non ci sono strisce strane di vari colori, qui posteggi gratuitamente. Non sono ancora arrivati i camper, quindi non vorrei che vedendo sto servizio magari si trasferiscano, ma capisco anche che, guardate che spazi sprecati anche questo. C'è stato il taglio degli alberi. Ma adesso vi facciamo vedere anche un'altra cosa che è molto, secondo noi, interessante. Certo, incredibile pensare a tutte queste strutture che sono vuote, con tutta la gente che ha delle disagi abitativi, le associazioni che non hanno una sede. Adesso c'è anche la questione nuova dei profughi, quelli vecchi, quelli nuovi, quelli bianchi, quelli meno bianchi. Ve lo giuro che non è un set. Se magari qualcuno avesse idea che fosse un set, non è un set. Questo è quello che rimane del taglio degli alberi in certe zone. Peccato che insieme al taglio degli alberi non avvenga la pulizia delle zone. Guardate qui, scarpe, sacchetti, immondizia di ogni tipo. E questo è un Hermes. No, questo l'abbiamo portato noi, vieni via con noi. Non è un rifiuto. Però attenzione, perché adesso vedrete cosa c'è alle spalle di tutta questa situazione. Con Paolo Rusconi e le sue immagini, seguiteci. E chiudiamo la puntata, dopo aver visto Torre del Moro, questo immenso palazzo bruciato, chiedendo ad Hermes, nostro compagno di mille avventure, cosa ne pensa di questo sopralluogo nel Municipio 5, che lui aveva già visto, comunque ve l'anticipo io, così non lo chiedete a me, glielo chiedete direttamente a lui, ve lo dice lui adesso. Cosa ne pensi, Hermes, di questo sopralluogo di oggi? Penso che la situazione è ancora comunque da migliorare abbondantemente, speriamo che la riqualificazione che è partita da Via Midani si espanda in tutto il territorio del Municipio 5 e che cambi qualcosa nel tempo di breve, perché comunque sono già passati molti anni e abbiamo bisogno comunque di far migliorare le cose, assolutamente. Ultima nota, dopo salutiamo Paolo Rusconi che con le sue immagini ci accompagna. Vi ricordo che poco distante di qua c'è Vaiano Valle, ci sono le cascine, che anche quelle ve le abbiamo riprese poco tempo fa, c'è un'altra cascina dall'altro lato della via Lampedusa, ci sono delle situazioni che non sono state per niente pensate. Il nostro vuole essere sempre uno stimolo perché chi governa Milano, chi pensa a noi, si dia da fare. Un saluto a tutti, Hermes. Un saluto a tutti. Saluto a tutti, un saluto a Paolo Rusconi e ci vediamo presto, non molliamo mai, City Report. City Report.